Eccoci qua, ben ritrovati. Come sempre, buona intelligenza artificiale a tutti. E qui c'è Giacinto Fiore. Pasquale Viscanti, ciao! In questa 18ª puntata, Pasquale. Siamo diventati maggiorenni. Esatto. Dalla prossima possiamo ritenerci proprio giovincelli, pieni della nostra energia. Come state? Bene, oggi puntata mercoledì, seconda puntata della settimana. Sì, esatto, oggi abbiamo un Tante bel, cose. esatto, un bel bando da suggerirvi. Abbiamo una super news da parte di uno dei colossi Sì. della tecnologia e poi ci sono anche altre Altre chicche. cose, ma prima di iniziare la nostra cara e amata sigla. Continuano a chiedermi, Pasquale, non so se capita anche a te, ma dove ascolti i tuoi podcast? Ma io Tu come rispondi? ho trovato un super link facilissimo dove dentro ci sono tutti i È podcast. un link e per questo devo ringraziare anche l'amico podcaster Francesco Tassi che ci ha fornito questa grandissima opportunità. È semplicissimo, anche da ricordare e da segnare. gopod.me come me / intelligenza. Facilissimo. Facile, facile, e Che con un cosa troviamo con questo con click? un clic sei su una pagina dove ci sono tutte le applicazioni sulla destra, delle applicazioni di ascolto, Spotify, iTunes, Google Spreaker, le Podcast, abbiamo Spreaker, tutte. insomma tutte quelle, e direttamente di là si accede sulla propria applicazione preferita, a cui è importante iscriversi. Perché, Pasquale? Beh, arriva la notifichina. Arriva la notifichina, sempre lì pronta ad avvisarvi quando arriva la nostra nuova puntata. Bene, partiamo a bomba. Qual è la Partiamo a tua nuova bomba, notizia? da Torino. A Torino si è inaugurato e nasce l'Innovation Hub. Un innovation hub di una banca, Banca Intesa, questo possiamo Esatto, dirlo anche esatto. perché insomma della nostra pubblicità se ne fa un poco, un bel gruppo bancario che ha deciso di mettere su un polo dedicato alla innovazione e si parla anche di intelligenza artificiale, oltre che di blockchain e di tanti altri bei progetti. Che ne pensi? Esatto, lavoreranno un centinaio di persone, i temi sono altamente innovativi, quindi approfondimenti e sviluppo di nuove tecnologie, quindi innovazione sia in ambito B2C che B2B. Bene. Si parla quindi, come dicevamo, di intelligenza artificiale, ma anche di design e anche quindi di nuove modalità di lavoro in team. Quello che a me piace di più di questa notizia è quello che dice appunto l'abstract del loro progetto. L'obiettivo ambizioso è quello di sviluppare competenze interne, cioè fare in modo che le risorse umane che lavorano in banca possano essere, diciamo, riskillate, come si dice, no? In un Sì. percorso formativo continuo. E quale miglior ambiente se non un innovation hub? Beh, molto interessante. Mi permetto di fare un po' un esempio calcistico, la cosiddetta cantera, Il vivaio. il vivaio, esatto. Quindi, queste competenze che nascono dall'interno e poi magari parte la scalata nella grande azienda. Bene, per tutti quelli che lavorano in Banca Intesa o per i curiosi, un giro su questa news me la farei, magari qualche opportunità anche per voi ci sarà. Pasquale, Pasquale, ma dimmi un po', quando è che hai detto che parti Io il tu? 14 luglio sarò in quel di Toronto. In Toronto a studiare marketing digitale, ma c'è qualche pezzo di tecnologia anche. Assolutamente sì, terra di intelligenza artificiale anche quella, Giacinto. Ma faremo i nostri podcast? Li Ce la faremo, faremo? assicuriamo grande costanza, probabilmente magari con un po' di fuso orario, quindi ci scapperà lo sbadiglio appena svegli, ma non vi preoccupate, terremo botta. Bene, continuiamo con le grandi opportunità. Parliamo di questa volta ancora una grande azienda, TIM, con la sua fondazione TIM, con un bel bando. C'è un premio di 300.000 euro per rendere accessibili i musei. Esatto, tema quindi cultura, bella iniziativa da parte della Fondazione TIM. Ricordiamo che l'Italia è tra i paesi, se non il paese,
con più patrimonio, esatto, con più patrimonio artistico e quindi sicuramente da preservare. E a noi che dell'intelligenza artificiale ormai abbiamo fatto una passione, siamo contenti che sarà uno degli elementi di questo bando per arricchire e rendere più tecnologici i nostri musei. Bello, davvero molto bello. Per tutti gli appassionati di arte, anche per i meno fortunati, diversamente abili, questo premio tende a premiare appunto le aziende che vorranno offrire soluzioni legate all'accessibilità all'interno dei musei. Ce ne sono circa 5.000 di musei, Pasquale. Esattamente, sono circa 5.000 e le tematiche di questo bando sono diverse, ovviamente intelligenza artificiale, quindi sviluppo di algoritmi, ma anche stampe 3D, ma anche sistemi di vocal service, quindi anche assistenti vocali Assistenti vocali. virtuali, esattamente, realtà aumentata e anche percorsi multisensoriali. Bene, evviva, evviva, tante di queste belle iniziative per tutti quelli che sviluppano intelligenza artificiale e qualche idea legata a questi argomenti. Presentatevi perché insomma c'è una bella gara a cui partecipare. Adesso avevamo promesso una notizia piccantina del mondo delle super tech americane. Parliamo di Apple, ma prima di parlare di Apple, caro Pasquale, io vorrei suggerire a tutti quelli che ci ascoltano di seguirci sul nostro gruppo Facebook, che diventa sempre più ricco di contenuti, di persone interessanti che girano nel nostro mondo, vero? Che ne dici tu? Esatto, siamo felicissimi di guardare quindi ogni giorno questo grande numero che piano piano sta diventando Sta sempre più grande, crescendo. sta crescendo, quindi è una cosa che ci dà tanto coraggio, ci fa molto piacere, vi ringraziamo. Ricordiamo a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento il nostro podcast, il gruppo Facebook L'intelligenza artificiale spiegata semplice, ovviamente l'accesso è assolutamente gratuito, è il punto di riferimento un po' dove condividiamo le puntate, tutte le news, gli approfondimenti, quindi iscrivetevi. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Voto Antonio, voto Antonio. Votantoni, votantoni, votantoni. Come direbbe il buon Totò. Bene, allora parlavamo di Apple che nel suo shopping pazzo verso la guida autonoma avranno l'obiettivo proprio di arrivare prima di tutti gli altri. Continua a comprare, questa volta è toccata a. Questa volta è toccata a una startup che si chiama Drive.ai. Drive.ai, Pasquale, nasce pochi anni fa, nel 2015, come spin-off dell'Università di Stanford. Ci sono un paio di ex laureandi lì che hanno deciso di fondare questa azienda e poi hanno anche lanciato una sfida alla città di Arlington. Perché? Qual è il servizio che offrono prevalentemente questa gente? La sfida è quella di trasformare auto cosiddette normali, come siamo noi abituati, La nostra insomma, Fiat Panda. esattamente, Fantastico. ad auto invece che si guidano da sole, quindi auto particolarmente, come si dice, self-driving, quindi anche più semplici da Da utilizzare. utilizzare. La scorsa puntata avevamo parlato di una startup lunedì italiana veronese che crea la prima hypercar elettrica con intelligenza artificiale. Qui invece parliamo della Fiat Panda che diventa una self-driver car. Davvero curioso, no? Come Davvero sta andando il curioso, mercato? sì, la direzione in cui in generale la tecnologia e l'automotive si sta rivolgendo sicuramente è quella del rendere l'auto uno strumento che non richiederà più un grande impegno, quindi a livello di driving. È interessante però, insomma, che questa startup abbia fatto un exit notevole. Notevole, ma tu sei per. La Exit, effettivamente, sì, no? La Exit non è dato sapere, chiaramente. Apple non fa mai Non sapere fa mai le sue sapere, cose, a meno che non esatto. si tratti di super cifre che fanno tirare su il titolo in borsa. Ma Beh, qui devo dire che qui è comunque una è cifra una cifra abbastanza che interessante, potrebbe rotonda. essere interessante, sì. Come dicevamo, non è stata annunciata la cifra sborsata quindi da Apple per acquistare questa startup, ma sappiamo che la società era stata valutata ben 200 milioni di dollari l'ultimo round. Nell'ultimo round dovevano raccolto qualche milioncino e l'avevano valutato di 200 milioni, quindi lasciamo a voi l'immaginazione di quanto possa essere il valore di questa azienda. Ma quello che resta è questa contrapposizione tra chi continua a guardare l'auto
così com'è, migliorando l'esperienza di chi guida e chi invece, come Google, come Apple, punta magari a rivoluzionare questo mondo. Staremo a vedere. Esatto, sì, io l'augurio piuttosto che l'in bocca al lupo che voglio fare, voglio trarre insomma da questa news di oggi, va sicuramente a tutti i laureandi, a tutti i ragazzi che stanno sperimentando tecnologie, applicazioni o magari si stanno un po' ingegnando in quello che possono fare con le loro competenze. Ecco, questo è l'ennesimo risvolto positivo, in questo caso c'è stata una exit, ma sicuramente di qualcosa che ha funzionato. E i grandi se ne accorgono. Continuiamo a restare sul pezzo, continuate a restare sul pezzo perché le opportunità in questo mondo sono davvero tante. Devo dire che la parola, il concetto, proprio il topic, intelligenza artificiale, lo notiamo anche noi, continua a crescere, per cui c'è sicuramente da coglierne tante opportunità. Bene Pasquale, anche per oggi, mercoledì, la nostra puntata si chiude, siamo ai nostri 11 bei minuti. Volevi aggiungere qualcosa? No, assolutamente. Io vi ricordo che da qualche settimana, quindi nuovo format, e ci vediamo venerdì. E ci vedremo, ci ascolterete venerdì mattina con la terza puntata settimanale. Restate con noi, ascoltateci, insomma, noi abbiamo bisogno anche di loro, no? Assolutamente sì, Insomma, assolutamente è vero, sì. l'intelligenza artificiale è spiegata semplice, ma non a noi. È giusto, è Allora, giusto, bene, arrivederci come sempre, buona intelligenza artificiale è giusto. A a tutti. tutti, ciao. Ciao!